Buonasera dalla Casa dell'Energia, nuova puntata di Nero su Bianco, una puntata che vedrà protagonista il presidente di Estra, Francesco Macri. Benvenuto. Buonasera. C'è il direttore della Casa dell'Energia, Fabio Mori, perché sapete, se ci seguite, che una puntata al mese, diciamo, vede proprio anche la partecipazione di Fabio, no? Nella scelta anche degli ospiti. Poi ci spiegherai ovviamente il perché, certo. Hai scelto il presidente di Estra, che prima o poi ovviamente sarebbe sicuramente venuto e che poi coinvolgeremo chiaramente anche nei temi che riguardano Estra, insomma tutte le ricadute anche che ci sono state nell'ultimo anno grazie alla sua attività e dove può ancora crescere Estra. Saluto il direttore di Arezzo TV, Greta Settimelli, il nostro direttore. Buonasera. E Piero Franchini, che come sempre ci aiuterà nel dibattito. Buonasera. Fabio, perché allora... Sì, io penso che questa sia una delle puntate più importanti. Infatti ringrazio Francesco Macri per essere nostro ospite qui stasera, anche perché si affronta un tema che secondo me ovviamente è centrale, anche il nome stesso Casa dell'Energia un po' ci mette nella strada giusta, cioè l'energia oggi, che è fondamentale dal punto di vista, diciamo, di tutta la matrice economica, di tutto lo sviluppo del paese, ed è un tema centrale, vedremo, anche per la sua ricaduta sociale. Ecco, io un po' mi riferirei a quello che è il mercato dell'energia oggi, a partire un po' dal decreto Letta, decreto Bersani del 99, che va verso una liberalizzazione del mercato per arrivare nel 2007 qui in Italia a una liberalizzazione completa, o comunque diciamo semicompleta. Ecco, che cosa è cambiato? Cioè, come siamo passati dal servizio di maggior tutela al mercato libero di oggi, e secondo me se ci sono state o meno delle migliorie, secondo me ci sono state, anche perché la libera concorrenza di solito aiuta il consumatore, però diciamo il punto importante è quello della visione europea. Cioè io credo che il decreto Bersani, che appunto già dal 99 andava verso una liberalizzazione, verso la creazione di un mercato unico dell'energia, abbia un po', diciamo, già intravisto il futuro, cioè quello della creazione di un palcoscenico concorrenziale. Cioè l'energia deve diventare un bene che deve essere sottoposto un po' anche alle regole del libero mercato, cioè quelle della domanda e dell'offerta, per dare un servizio il più completo possibile al consumatore. Ecco, il servizio di maggior tutela in Italia scomparirà, si spera, nel 2020, o comunque diciamo queste sono le previsioni. Però diciamo ancora Enel detiene il 35% della fetta di mercato. Il secondo distributore che abbiamo oggi sul nostro palcoscenico è Edison, che ha solo una fetta di mercato del 5%. Ecco, avere qui Francesco Macri oggi è avere qui un presidente di un'azienda che è uno dei maggiori distributori di luce e gas a livello italiano, con circa 450.000 clienti in tutto il territorio, e rappresenta, diciamo, una realtà importante anche per la ricaduta sociale e di informazione proprio al cittadino sulla matrice energetica. Ecco, io chiedo a Francesco, secondo te la liberalizzazione del mercato è una cosa positiva o una cosa negativa? Sì, grazie, ringrazio ancora per l'invito. Sicuramente il mercato è assolutamente una cosa positiva in cui credere. Si viene da una storia di monopolio nazionale e di monopoli locali. Il tema dell'energia non è solo energia elettrica, ma è anche, chiaramente nel nostro caso e per tutti, anche il gas. L'Italia è stata il primo paese al mondo a credere nella metanizzazione, e abbiamo, come dire, insegnato a molti paesi europei la strutturazione di queste infrastrutture importantissime che nel tempo sono state realizzate soprattutto dalle municipalità. Da qui nasce la storia di Estra, come di altre utility territoriali. Estra nasce dalla fusione della vecchia Coingas, Consiag di Prato, Intesa di Siena, per arrivare fino ad Ancona. Oggi è un'azienda leader nazionale, la quinta tra le utility, che spazia in tutta Italia dal punto di vista commerciale, ma ci sono tante altre aziende che magari non conoscono gli aretini, ma che sono di Estra e si chiamano Piceno Gas, Gasmarca, Tronto Gas, Coop Gas. Arriviamo, come dire, nelle Marche, in Molise, in Abruzzo, fino alla Sicilia più profonda, in provincia
di Palermo. Abbiamo moltissimi clienti, lui ricordava una parte dei clienti, insomma siamo sui 650-700 mila come clienti, e 1,2 miliardi di fatturato, e dicevo, dopo le multinazionali che sono Enel, Eni italiane, Edison e francese, noi siamo i quinti tra le utility, cioè tra A2A, Acea, Era, Iren, Estra si pone a pari merito con Ascopiave, che è l'utility del Veneto. Detto questo, il libero mercato, come dicevi tu, parte nel 2000, dove si distinse i proprietari delle infrastrutture, sia elettrica che gas, dalle società di vendita, quindi ci fu un primo impulso. Poi si è impostata la questione delle gare, soprattutto negli ATM di riferimento sul gas. Questo ha prodotto una serie di aggregazioni, cioè il timore dei piccoli di rimanere, diciamo, incastrati in un sistema che si stava muovendo, e ancora è assolutamente in movimento, perché ci sono continue acquisizioni, per questo che Estra è cresciuta tanto come un evento inatteso, si è mossa più di altri, soprattutto nel tema gas metano. L'energia elettrica per noi è ancora un business relativamente piccolo, abbiamo solo 150.000 clienti, però abbiamo margini di crescita notevolissimo. Oggi si aspetta, come dire, il superamento della maggior tutela, che sarebbe ancora una parziale liberalizzazione, perché circa il 75% del mercato è sotto, diciamo, un prezzo tutelato, regolato da un'autorità che fa riferimento a una determinata borsa. Dovrebbe esserci la liberalizzazione. Io qui, come dire, farei una considerazione. Io non ho paura del libero mercato se al centro vengono messi i cittadini, perché sono presidenti di un'utility pubblica. Se il libero mercato deve essere il far west, deve essere disseminare il territorio, come sta accadendo ora, di operatori improbabili che chiamano attraverso call center stranieri, oppure fanno il porta a porta e raccontano di essere magari di Estra, per poi proporti il contratto di un'altra compagnia, per poi fregarti. Io conosco aziende che vendono energia che hanno più avvocati che dipendenti, perché puntano tutto sul rapporto contrattuale, sulla clausola vessatoria. Poi uno, appena capito dove è finito, piuttosto, come dire, paga anche, come dire, penali salate, piuttosto di uscire dalla morsa di un improbabile venditore. Quindi il messaggio che do al pubblico: bene il libero mercato, non vediamo l'ora, però che sia posto il cittadino al centro di questa dinamica, che ci sia, come dire, anche da parte del legislatore un'idea precisa di quali devono essere le regole di ingaggio, di come si devono trattare i cittadini, gli utenti, di come si interloquisce con loro, di come si svolgono le pratiche commerciali. Anche perché ci deve essere, diciamo, una forte responsabilità pubblica? Perché purtroppo, dico, si è scelto la bolletta, come in tante altre occasioni, per farne un veicolo di una poderosa tassazione. E questa è la parte più, come dire, faticosa per una compagnia energetica. Perché i cittadini, quando leggono la bolletta, solo un 45% è la materia prima in larga misura, poi c'è gli oneri della distribuzione che sono riferiti, come dire, a un altro tipo di società, e poi sono tasse, accise regionali, accise nazionali, e poi si paga l'IVA anche sulle accise, che è un'anomalia tutta italiana. Quindi serve una grande responsabilità, perché di fatto noi siamo, anche per favorire il fotovoltaico, ad esempio, gli oneri di sistema che hanno finanziato e finanziano il sistema degli incentivi alle rinnovabili passano attraverso, diciamo, le nostre bollette. Quindi serve che ci sia sempre un'autorità che regola, ci sia, come dire, un forte presidio pubblico sul sistema, perché si è scelto di utilizzare questo strumento anche come veicolo. Cioè, noi siamo anche un po' esattori, cioè noi facciamo pagare il canone RAI attraverso la bolletta, ci rendiamo conto. È una cosa assurda, quindi prima di parlare di libero mercato bisognerebbe fare delle scelte. Se libero mercato deve essere, bisogna essere liberi di poter offrire con trasparenza un'offerta commerciale. Se io, quando ti offro un servizio, ti faccio scoprire che il 55% della componente finanziaria di una bolletta è riferita a cose che non c'entrano nulla, perché la materia prima, stiamo intorno, per quanto ci riguarda sul gas, a poco più di 0,20 centesimi, con l'IVA, e dopo si arriva a 1 euro a metro cubo di gas. Quindi
Bisognerebbe rivedere un po' la cosa. Detto questo, non ci spaventa il libero mercato, non vediamo l'ora, perché siccome l'energia che vendiamo è uguale per tutti, la differenza vera, e è qui che ho impostato il nuovo corso di Estra, è il servizio di prossimità, è la capacità di rappresentarsi come un'azienda seria, vicina, che si sceglie non tanto perché c'è uno 0, in più o meno nel costo dell'energia, perché incide poco, è un po' come la benzina, no? Scende la benzina ma alla pompa è sempre alta, ma scegli una compagnia perché la riconosci, perché sai che è del tuo territorio, perché sai che gli utili che produrrà saranno reinvestiti sul territorio, produrremo occupazioni, beneficio alla cosa pubblica, interventi nel sociale, nella cultura, nello sport, perché siamo un sostegno. Poi, per carità, tutti si muovono nel mercato, io credo che i cittadini devono vedere questo tipo di differenza. Io vedo un gran caos, quindi mi preoccupa se non c'è un'idea precisa a livello nazionale. Io mi sto dando da fare come vicepresidente di Utili Italia, perché rappresento, sono anche presidente del direttivo energia di tutto, diciamo, la maggiore associazione italiana che rappresenta 590 aziende nel settore ambiente, idrico ed energia, e sto lavorando, diciamo, nelle sedi governative parlamentari proprio per rappresentare questo tipo di posizione che, come dire, deve cominciare a conciliarsi, perché se no i cittadini cominciano a essere spaesati. E lo dico anche perché sta diventando una voce estremamente pesante per le tasche delle famiglie e delle imprese, la componente energia. Poi c'è tutto il tema, la liberalizzazione. La liberalizzazione c'è veramente se si liberalizza e si moltiplica l'approvvigionamento energetico. Quindi se si respinge molto sulle rinnovabili e quindi si trova un'altra via, ma non nel senso speculativo. Perché se in Italia le rinnovabili hanno dovuto significare io costruisco con i soldi degli italiani, no, e faccio solo speculazione, è complicato. Cioè, i titoli di efficienza energetica a cui molte aziende sono obbligati per legge stanno diventando degli strumenti finanziari, vengono scambiati. Sono stati inventati a livello, come dire, globale per obbligare le aziende e i paesi a trovare efficienza energetica e a compensare, come dire, gli altri paesi che generano benessere dal punto di vista ambientale. Sono diventati degli strumenti finanziari. Comunque non mi voglio addentrare troppo, però per avere liberalizzazione serve anche, questo in Italia che si è discusso fino a poco tempo fa, se fare o no il TAP, il Trans Adriatic Pipeline, cioè un'altra, come dire, canale di approvvigionamento di metano dall'Azerbaigian, che è in diretta concorrenza con Gazprom. Noi siamo un paese che è dipendente, totalmente dipendente dall'estero dal punto di vista energetico. Abbiamo rinunciato al nucleare, ma ci abbiamo in fila un sacco di centrali nucleari al nostro confine, svizzere e francesi. Insomma, siamo un po' il paese delle contraddizioni su questo tema, sì. Perché poi si dice spesso, no, ci riempiamo la bocca appunto delle rinnovabili, però poi però siamo il paese che ha fatto di più sulle rinnovabili. Ecco, tu pensi che sia fatto così? Tanto, bisogna ancora fare, ci sono degli obiettivi importanti per il 2030, cioè il 2030, che è un obiettivo europeo, ci pone, come dire, l'obbligo di raggiungere una certa indipendenza tutto con le fonti di energia rinnovabili. Sarà irraggiungibile quell'obiettivo, perché si parla del 65%, se non erro, del nostro fabbisogno da produrre in casa. Bisogna cominciare a lavorarci, insomma, bisogna anche cominciare a lavorare. Per esempio, io sto orientando Estra tutto nel segno green. Oggi, per esempio, la cultura green o la cultura ambientale non è più quella degli anni 70. Prima, diciamo, una certa logica ecologica era vista come un freno all'economia. Era estremamente ideologizzata. Prima, per la nostra cultura anni 70, da boom economico, di tutto e di più, la ciminiera, lo sviluppo economico, cioè nessuno poteva frenare lo sviluppo economico. Chi parlava d'ambiente era visto come una questione, diciamo, un politicante ideologizzato. Oggi si può coniugare l'ambiente, si deve coniugare la tutela dell'ambiente con i nuovi business. Oggi è un'opportunità economica. Ecco, ma secondo te le stiamo cogliendo queste opportunità economiche? Noi siamo in un luogo oggi un po' simbolo anche di questa trasformazione, no? Perché è la fonderia, la ex fonderia Bastanzetti, oggi per noi la fonderia delle idee, ma insomma è in questo bel progetto di comunicazione. Però voglio dire, sopra le nostre teste ci sono dei pannelli fotovoltaici.
Ecco, 30 kW, no? Quindi questo è sicuramente un bellissimo esempio, no? Di questo, di questa immagine che insomma il Presidente ci stava dando. Ma di quanti esempi possiamo parlare simili al luogo dove ci troviamo? Guarda, in questo momento? In questo paese ancora non si ha una cognizione precisa dell'amianto che c'è sui Appunto. Nostri tetti. Molte regioni, almeno la metà, non hanno inventariato in maniera adeguata l'amianto presente sugli edifici pubblici, ma soprattutto su quelli privati. C'è da fare un lavoro enorme di recupero, di riqualificazione e di ricostruzione. Questo è il paese del Ponte Morandi o della famiglia calabrese che quest'estate è morta perché travolta dal dissesto idrogeologico. Questo paese ha un unico, come dire, un'unica missione deve avere, è la ricostruzione. Tutte le città hanno piani regolatori a volume zero perché la bolla speculativa ha fatto esplodere la dinamica edilizia. Non c'è più bisogno di costruire case, abbiamo esagerato. Arezzo compresa. Quindi insomma. Arezzo compresa. Quindi il futuro sarà la riqualificazione, la ricostruzione nel segno dell'efficienza energetica. Abbiamo anche strumenti normativi che ancora nessuno ha colto, perché sono tutti impreparati. Questa è la prima stata azienda italiana a essere pronta come ESCO, e come azienda capace di utilizzare il credito d'imposta. Sappiate che la legge finanziaria del precedente governo, confermata anche da questo, garantisce per esempio una serie di bonus a chi fa interventi di efficienza energetica, che sono stati, diciamo, ulteriormente arricchiti dalla possibilità di cedere il credito d'imposta. Se prima a uno di voi vi veniva detto cambia la caldaia a casa, sì, certo, che c'è il 65% lo sconto sulle tasse, insomma. E in 10 anni lo ammortizzate, uno faceva una risata, dice in 10 anni. Sì, ciao. No, poi, non poi avevi la percezione. Scontavi sulle tasse, no? Quindi non sì, era ma un... in 10 anni potresti tu non avere ampiezza assolutamente, fiscale sì, sì. E potrebbe non convenire, a seconda del soggetto che ho riferito. Se vai da una persona anziana che ha 80 anni, gli dici di spendere 10.000 euro per rifare la centrale termica, lui ti ride, no? Dice non percepisce il vantaggio. Oggi, grazie a un parere dell'Agenzia delle Entrate, si può cedere questo credito. Quindi ci sono aziende come Estra che, se tu fai un intervento a casa e costa 10.000 euro, 6.500 euro, il 65%, se lo potrebbe accollare Estra, che, come dire, ha ampiezza fiscale, la possibilità di aspettare 10 anni e riscuotere. Voi pensate ai condomini. Ci e sarà... al cittadino cosa, cioè come ne beneficia in questo momento? Come ne beneficia? Che un intervento. Allora, prendiamo un condominio. Ci sono i condomini anche ad Arezzo che sono degli anni 60, si sbriciolano. È una qualità abitativa modesta, che è datata, che ha bisogno, si sbriciola nel senso. No, del sì, tempo, no, perché poi sai, di questi tempi. Che quando... consumano molta energia. Che c'è molta dispersione termica, c'è bisogno di intervenire, rifacimenti delle caldaie, rifacimenti di impianti elettrici e soprattutto con cappotti termici, che sono le misure effettivamente efficaci per abbattere complessivamente un 40% dei consumi. L'efficienza vera si raggiunge non nella concorrenza, perché tra un operatore e l'altro ci può essere uno 0, per il discorso che facevo prima, con le tasse e tutto, non ne percepisci ora le benefici, a meno che non sia una grande azienda. Il beneficio si ricerca e reperisce con l'efficienza energetica. Se in un condominio di 10 appartamenti si fa un intervento dal costo di 10.000 euro cada uno, potrebbero avere qualche difficoltà a sostenere una spesa di 10.000 euro, no? Si rifà la facciata, l'impianto termico. In questo caso un'azienda si può proporre con il credito d'imposta e dire bene, io mi accollo il tuo credito d'imposta, me lo cedi, quindi ti chiedo solo la restante cifra, pari al 35%. Ma la cifra del 35% è facilmente recuperabile con risparmio energetico. Diciamo, a bolletta invariata ti puoi autofinanziare, no? Quindi io sono intervenuto sul Palaestra facendo un intervento di efficienza energetica che non costa nulla la gestione, perché ho svecchiato gli impianti, costa di meno l'energia e loro con quel delta ci finanziano intervento. Assolutamente. C'è la pubblicità. Torniamo subito. Di nuovo insieme dalla Casa dell'Energia con il presidente di Estra Francesco Magri. Abbiamo vissuto un'estate molto difficile, ad esempio sul fronte dei rifiuti, e questo forse, no, è stata un'ulteriore spinta verso chi sostiene, no, l'esigenza di un passo diverso in questo settore e quindi
chiedo se insomma, i tempi stanno diventando maturi, no? Per la famosa, il famoso progetto di una multi-utility, di Estra come multi-utility a livello anche regionale per la gestione anche di un servizio di rifiuti e perché no anche di altri servizi. Ci siamo vicini o no? Assolutamente sì, io mi sono, fin dal mio insediamento, guardando i dati di Estra, ho visto appunto che eravamo posizionati molto bene, in alto nella classifica, e feci complimenti a tutti perché dissi, però, nonostante siamo gli unici che ci occupiamo solo di gas e un po' di energia, siamo a questo livello. Credo sia venuto il momento di spaziare anche negli altri settori, perché in chiave, diciamo, smart living, in senso moderno, un operatore come Estra, che si occupa di telecomunicazioni, di efficienza energetica e gas, tanto gas, di distribuzione di energia elettrica, deve poter diventare l'unico interlocutore di una famiglia aretina, senese, fiorentina, pratese, per tutte le commodity, per tutti i servizi pubblici, per semplificare e mediare al meglio il rapporto col cittadino. Questa cosa si incrocia con un'altra percezione che ho colto. Tutti gli amministratori, soprattutto quelli che hanno vinto le elezioni nelle ultime tornate elettorali, le hanno vinto sbandierando una problematica: la perdita di sovranità amministrativa. La politica di area vasta, fatta sulla sanità, sull'ambiente, sull'acqua, la politica del gigantismo aziendale, che va benissimo perché oggi ci sono tematiche complesse, gestire un servizio pubblico non è più pensabile di gestirlo in chiave municipale, servono complessi industriali. Vi faccio un esempio: una volta, quando si parlava di acqua pubblica, il tema era portare l'acqua dove non c'era, dove c'erano i pozzi. È un tema che magari ancora Catania lo vivono, cioè la difficoltà ad avere acqua. Il tema di un paese moderno o di regioni moderne non è avere l'acqua a casa. In alcuni casi c'è ancora, in qualche insomma, area della Val di Chiana. Ma il tema di oggi è la depurazione. Sono le microplastiche, sono le tante tematiche che minacciano la salute. In America, che è la società più liberale del mondo, l'acqua la gestisce sempre l'ente pubblico. Oggi, se si inietta un batterio in una tubatura, e se andiamo insieme non c'è nemmeno i lucchetti, se si inietta un batterio in una tubatura e si avvelena tutta la città. Cioè, il tema dell'acqua non è una banalità, è strettamente legata al ciclo produttivo. La Toscana, voi magari non lo sapete, sta vivendo da mesi un'emergenza assoluta sui fanghi. I fanghi sono frutto di alcuni tipi di lavorazione e processi industriali. Vogliamo essere in un paese moderno che sa smaltire correttamente i fanghi o vogliamo mandarli in Polonia o alla mafia rumena i fanghi? Quindi parlare solo di costi perché, è riduttivo. Perché, no? Perché smaltire fanghi vuol dire assicurare la sopravvivenza delle imprese che sono in Toscana, non so, le concerie. Ma il sistema economico toscano fa la fila coi camion, non riesce a smaltire nei nostri depuratori, nei nostri impianti, perché non si consente la realizzazione di impianti. E invece di spendere 100 euro a Livorno, bisogna spendere 190 o 200 a tonnellata in Polonia. Quindi si va a arricchire economie, come dire, che non si sa poi dove finiscono questi rifiuti. Quindi vedete che il tema è complesso, complessivo, no? Cioè il tema dei servizi pubblici vuol dire infrastrutturare un territorio, avere le infrastrutture. Se non ci sono infrastrutture, non cresce nemmeno l'economia. Non si può vendere tutti i telefonini, dare servizi, bisogna avere anche, come dire, complessi industriali e quindi servizi. Venendo, diciamo, al tema multi-utility, mi sono reso conto che molti sindaci lamentavano la perdita di sovranità amministrativa, cioè è nata sei Toscana, territorio vasto. È nata, cioè qualcuno l'ha fatta nascere. Sì, certo, perché certo, poi, qualcuno l'ha fatta nascere molto male. Cioè, un bando c'è una responsabilità fatto, politica, un bando fatto in qualche secondo modo, me, netta, insomma, e soggetti che hanno preso la gestione di sei Toscana che, come dire, non erano propriamente dei soggetti imprenditori industriali, no? No. Ma molto vicini anche a un mondo, come dire, borderline rispetto alla politica. Faceva parte, diciamo, di quella impostazione del passato, che sul servizio pubblico, come dire, si poteva attivare certe dinamiche negative. Oggi non è più questo il tempo, perché la raccolta di rifiuti è un business molto povero, deve esserlo, perché è un costo per i cittadini.
La gestione degli impianti può essere remunerativa, ma la raccolta è un lavoro povero, cioè manodopera, mezzi, raccogli. Poi c'è il tema della differenziata, c'è il tema del riciclo, eccetera. Quindi intercettando questa, come dire, lamentazione delle pubbliche amministrazioni, io, e vedendo Estra che pur posizionata in alto, ma non faceva come A2A, IREN, ERA, attività in altri business, ambiente e, scusate se li chiamo business, non dovrei, però, diciamo in altre attività imprenditoriali di tipo pubblico, quindi io ho dato di nuovo impulso, condiviso con i sindaci capoluogo che sono soci di Estra, una nuova strategia, quindi il progetto è multiutility, non solo Toscana, anche Marchigiana, anche Italia. Lontana o vicina, insomma. Noi abbiamo già acquisito dei veicoli societari, diciamo, che sono pertinenti a Sei Toscana. C'è una gara in corso dovuta al fallimento di una delle società madre che detiene le quote, perché poi sono tutte fallite queste società. Sì, cioè, no, strano. Quella no, è una scatola veramente. Sapete, quando fate una società e ci sono dei soci e ognuno dei soci pensa di ottenere risultati nella società propria, no? È difficile che il progetto funzioni, no? Se io faccio una società con altri tre e ognuno di questi dice, bene, però i mattoni li prendo io, li porto io, le macchine le porto a lui, e la manodopera la porta lui, cioè se uno pensa di fare, come dire, risultati economici nelle società di riferimento e non far funzionare, è lì che viene giù tutto. A questo poi si sono aggiunti problematiche di natura relazionale e istituzionale. Anche giuridica. Diciamo, cioè, voglio dire, ci ha messo le mani qualche però, pubblico ministero, questo, insomma, in questa società. Gli amministratori di questi territori hanno chiesto a Estra di farsi carico, come dire, di un progetto di rinascita pubblica del servizio, E diciamo, l'esito delle elezioni regionali, che ci saranno l'anno prossimo, può spingere? Noi abbiamo cominciato a... Abbiamo cominciato un percorso di acquisizione e diciamo contiamo nei prossimi mesi di portarla a termine. Poi avevo anche attivato un percorso, lo sto continuando a coltivare, sull'acqua, che è molto più complessa. Anche qui in Toscana abbiamo affidato a società miste con grandi operatori che non sono del territorio come Acea e come francesi, abbiamo affidato l'acqua. Anche lì io sono dell'idea che dobbiamo recuperare una gestione pubblica, totalmente pubblica dell'acqua, ma non nel segno di chi dice... Torniamo agli anni 90, alla piccola società municipale, cioè, alla gestione di aziende speciali, no? Come qualche componente governativa sostiene ora. Acqua pubblica, ma gestita con approccio industriale, per i motivi che dicevo prima. L'acqua è legata all'ambiente, perché ha bisogno di impianti, depurazione, eccetera. Quindi l'energia, per le cose che avevamo detto io, è estremamente legata all'ambiente. Ambiente, energia, idrico sono tre cose che vanno, come dire, messe insieme e che creano questa... osmosi. La regione è importantissima, purtroppo è grande assente nella dinamica regionale. Sì. Però se vai in un certo modo l'anno prossimo le cose possono cambiare. No, ma ormai c'è una maturità tale, e guardi l'esempio di Estra. Estra è un'azienda che è guidata da tre soggetti di espressioni diverse. Sì. È un monolite coese, forte, che parla con tutti. Ormai la politica dei servizi pubblici ha preso un orientamento che è difficilmente arrestabile, perché è il modo giusto di fare le cose. Chiaro. Ma io volevo chiedere qualcosa a Francesco in proposito di lui, essendo figlio di imprenditori, appunto, ecco. C'è, diciamo, effettivamente tra le imprese oggi delle difficoltà, appunto, che partono da molte cose, da una tassazione esagerata, da una... però qualcosa, diciamo, incide anche il fatto degli approvvigionamenti, appunto, sia elettrici sia di gas, eccetera. Ecco, io credo che Francesco ha molte volte pensato a cosa fare anche per le aziende, per ciò che riguarda, per dire, vedere se effettivamente questo trasporto certe volte della materia, oppure se queste tasse che vengono applicate appunto sulle bollette possono essere in qualche modo limate, cioè, e quindi ecco proprio in modo specifico per le aziende, ecco, cosa si può fare, cosa può fare Estra per le aziende che diciamo che boccheggiano, perché oggi le aziende boccheggiano, quindi ecco, vedi ora anche con l'ultima trovata appunto della fatturazione elettronica,
che diciamo Dio ce ne scampi e liberi, che sia una cosa sana e giusta, non lo metto in dubbio. Siamo però, gli unici ad averla fatta in Europa. Credo il Portogallo. Appunto, cioè, ecco, quindi però, ecco, questo, però ecco, io non voglio diciamo colpevolizzare nessuno, sia chi l'ha fatta, sia chi è che l'ha applicata, perché però ecco, cosa si può fare per le aziende? Questo è quello che spesso tutti mi chiedono, perché ormai sono un vecchio imprenditore e quindi tutti mi chiedono di cercare, che io che ho qualche possibilità di arrivare vicino a chi effettivamente conta, di chiedere cosa si può fare per le aziende, ognuno nel suo piccolo. Però io credo che diciamo che mettendo insieme tanti piccoli cose, qualcosa si potrebbe fare. Diciamo, nell'aspetto specifico, un'azienda come essa può fare poco, perché sono dinamiche imposte dalla Repubblica Italiana, insomma, come è composta una bolletta. Noi diamo una mano alle imprese garantendo le migliori tariffe, dando, come dire, disponibilità, aiutando tante aziende che magari non ce la fanno, mostrando anche una certa umanità con tanti soggetti che vivono una sorta di povertà energetica, un disagio energetico viene definito così. Che cos'è il disagio energetico? C'è, per i costi che, come dire, che rappresenta la voce energia, c'è molte famiglie che non riescono a pagare le bollette. E quando stai in un'abitazione non c'è più l'energia elettrica o il gas, non c'è l'acqua calda e non cucini il latte a tuo figlio. No, ma dirà che è aumentato. Puoi non arrivarci. Oggi non è più come una volta che c'è una rete di protezione sociale che ancora nei nostri casi molto sopravvive, che c'è il babbo, la mamma, la nonna che ti aiuta. Oggi sempre di più la nostra generazione che comincia a invecchiare o a crescere vive una condizione di solitudine, c'è tante famiglie scompagnate, non c'è più la rete di solidarietà, e sarà sempre meno. Un ragazzo che si è trasferito a Milano, si è sposato, poi si separa, ma è costretto a stare lì da solo perché c'ha il lavoro lì, magari dalla mattina alla sera si trova a fare i conti con la bolletta e non ce la fa. Io per esempio mi sforzo di dire ai sindaci di ricordare che esiste il bonus energia, una cosa che nessuno conosce. Infatti io ho tutte le statistiche, ho utilizzato con percentuali irrisorie. C'è un bonus fatto apposta a seconda del reddito che può venire a essere attivato attraverso una richiesta al comune, e uno paga molto meno o addirittura non paga. Cioè, ecco, questo è un servizio che questa multi-utility, certo, potrebbe garantire, no, nel futuro. Lo fa, ma deve essere attivato dall'ente pubblico. Comune. Faccio, come dire, pubblicità al fatto che esiste il bonus energia. Quindi è colpa anche di sindaci, però, quindi. Diciamo, alcuni, io devo dire che col Comune d'Arezzo ci lavoro, però spesso, continuamente, sono io che mi sento un dovere di ricordare, non lo dovrei fare perché poi sono complicazioni, ma in realtà sono io che ricordo sempre che c'è il bonus energia. Ma gli interventi di cui si parlava prima sugli edifici privati potrebbero essere estesi anche a quelli industriali, quindi un efficientamento anche per le aziende, appunto. Certo che l'aiuto che noi diamo, noi abbiamo fatto, anche qui è curiosa, abbiamo fatto una call, abbiamo offerto 6 milioni di euro alle aziende aretine, fiorentine, marchigiane sull'efficienza energetica. Abbiamo avuto, devo dire, pochissime società che si sono interessate. Noi abbiamo detto alle aziende, e lo ridico ora, se c'è un'azienda che vuole fare efficienza energetica, noi offriamo, paghiamo tutto noi e recuperiamo l'investimento con la bolletta, ecco. No? Questa è la formula ESCO, che vuol dire Energy Service Provider. Sono società con un particolare profilo giuridico, perché è scritto un albo particolare del Ministero, che possono fare questo tipo di interventi. Cioè, un'azienda ha bisogno di fare, perché, si torno lì, l'azienda Franchini, se ha un ciclo produttivo, noi abbiamo fatto un intervento, per esempio, sullo stabilimento dell'acqua a Verna, ai chiusi della Verna. Se tu cambi operatore, risparmi 1.000 euro, 500 euro, su 40.000 euro l'anno, no? Può essere significativo, ma o 200 euro, stai a cambiare continuamente fornitore per vedere di risparmiare, e va bene. Ma le aziende, il vero risparmio ce l'hanno se intervieni sul ciclo produttivo, se intervieni sul processo, che è quello che consuma, soprattutto le aziende energivore. Ormai le aziende hanno l'energy manager, però non deve solo scegliere l'operatore, deve lavorare sul ciclo produttivo. E spesso i nostri imprenditori, impegnati nel tran tran quotidiano, non ci pensano a queste cose, oppure arriva qualcuno e glielo propone, ma, come dire, come qualcuno che vuole vendere. Se vieni da me in azienda, anch'io ho sempre fatto l'imprenditore, e mi dici
comprami queste lampadine, diciamo, ad alta efficienza, ma costano 50 euro contro i 5 euro. L'imprenditore ci pensa un attimo, dice, ma dovrò comprare le lampadine, sarà vero, risparmio o non risparmio? Quindi, se invece Estra si presenta e dice, bene, lo faccio io l'investimento per te, mi sostituisco a te, tu mi ripaghi con il risparmio energetico. Pubblicità. Di nuovo insieme dalla Casa dell'Energia con il presidente di Estra Francesco Macri. Abbiamo accennava lo stesso presidente prima anche delle ricadute sul territorio. Allora vediamo alcuni dati dall'ultimo bilancio di sostenibilità, perché insomma qui è ricaduto parecchio. Vediamo un attimo. 200 milioni di ricchezza distribuiti sul territorio, contratti a tempo indeterminato per il 94% del personale, 17.000 ore di formazione svolte ed ancora oltre 24.000 tonnellate di emissioni evitate grazie alla produzione di energia da fonte rinnovabile, 1.336.000 euro di risorse immesse a sostegno di iniziative territoriali di corporate social responsibility ed infine quasi 35 milioni di kilowatt di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Questi alcuni dei dati più significativi che emergono dal bilancio di sostenibilità 2017 del gruppo Estra. Tra i valori capisaldi che hanno ispirato l'operato del gruppo, la solidità strutturale e finanziaria, la valorizzazione del personale, la soddisfazione dei clienti, la tutela dell'ambiente, il dialogo costante con le comunità e i comuni ed infine la comunicazione trasparente. Siamo orgogliosi di poter contribuire alla crescita dei territori in cui operiamo, ha dichiarato il presidente di Estra Francesco Macri, garantendo un servizio di prossimità e mediante il coinvolgimento di tutti i stakeholder in una visione complessiva di sviluppo economico. La ricchezza delle iniziative portate avanti da Estra tutela e valorizzazione del patrimonio socioculturale, così come dei valori sportivi, conferma la nostra attenzione volta alla creazione di un dialogo costante con le comunità cui ci rivolgiamo. Allora, abbiamo visto insomma questi dati sulla ricaduta, che poi è quello che diceva anche prima il presidente, ma voleva tornare credo sul disagio energetico. No? Dicevo, è sempre più diffuso il disagio energetico, cioè un impoverimento improvviso. Tante persone perdono il lavoro e possono trovarsi nelle condizioni di non poter sostenere, così come succede con i mutui. In banca a volte le famiglie si trovano nelle condizioni di non poter sostenere le bollette, ma non necessariamente hanno quei requisiti ISEE che gli consentono di accedere per esempio al bonus energia di cui dicevamo prima. Io sto studiando in questi giorni una sorta di mutua assicurazione, di protezione assicurativa da proporre ai clienti e vedete una volta le assicurazioni, perché si chiamavano mutue? Mutue, no? Principio assicurativo, prima che diventasse speculativa l'assicurazione, era fondata sul fatto che una platea di persone si autososteneva e dava qualcosina per proteggere chi di quella comunità si trovasse in difficoltà. Questo è nato il principio assicurativo, no? Non la speculazione, io ti vendo una cosa e scommetto sul rischio e ti proteggo nel caso in cui accada. Io sto studiando una formula per differenziarmi nel mercato a bassissimo costo da inserire in bolletta, magari in qualche cosa proprio di anche regalare, cioè se scegli Estra, una sorta di SOS casa, una card, che protegga da una serie di eventi, che parta soprattutto dal disagio energetico, cioè se ci fosse un improvviso impoverimento della famiglia dovuto a un licenziamento per cause oggettive, non soggettive, no? Quindi trovare cioè, una se formula. Se ti dimentichi per avere il reddito di cittadinanza, bravo, magari trovare, questo, sto provando a cercare una formula da inserire, come dire, nella dinamica commerciale di Estra che garantisca al cittadino che qualora, diciamo, si trovi in condizioni disagiate, un tot numero di bollette fino a un certo tetto venga assorbito da questa sorta di polizza. E poi ho anche altre idee, perché questa, diciamo, clausola di protezione della casa potrebbe addirittura travalicare e arrivare anche sui temi della sicurezza, cioè proteggere e assicurare un certo quid, diciamo, la possibilità di colmare un deficit dovuto a improvvisi eventi.
Penso Senta, di ma furti, lei che ha penso così tante ricette, ce n'ha una per l'area Lebole che è veramente un bubbone che non si può guardare? Detta proprio così, di qui pancia. Si pensa continuamente alla viabilità. Io ce l'avevo 20 anni fa, una soluzione per l'area Lebole, ma fui ostacolato. E insieme qui parla altri, Francesco Macri. Insieme ad altri amici, io vi ricordo che portai in questa città il gruppo Morrison, secondo gruppo al mondo, che voleva fare un particolare outlet. All'epoca, me lo ricordo bene. All'epoca ci fu una difesa a oltranza del commercio tradizionale, vero, giusta? Vero. Peccato che tradiva il fatto che si erano già messi d'accordo per fare l'outlet in Val di Chiana. Però quello non era un outlet come la Val di Chiana Village o come Serra Valle Scrivia. Era un recupero di archeologia industriale, come dire, ce n'erano ad Edimburgo, bellissimo. Ma soprattutto in quell'epoca avevamo creato le condizioni per realizzare ad Arezzo quello che è nato in Val d'Arno, il Demol, il vero polo della moda, un qualcosa di fortemente attrattivo dal punto di vista del turismo commerciale. Si parlava di un investimento di 200 miliardi di lire e ne investivano 5 all'anno sulla promozione della città. Avevi dentro la città un motore incredibile che portava risorse. L'accordo era coinvolgere i commercianti aretini di dentro, e disseminavano tutta la città, quindi quello era allora e fu abortito. Dopo di ciò c'è ancora l'erba alta, quindi al di là di occuparsi della viabilità eccetera, bisognerebbe parlare di quel contenitore non con la solita logica antica di questa città. Io sento parlare del raddoppio dell'S lunga, di un altro supermercato, bisogna smettere con l'economia di sussistenza. Noi dobbiamo decidere se diventare un mercato altrui come tutto questo benedetto paese, perché questo benedetto paese sta diventando un mercato di consumatori, oppure bisogna decidere di essere protagonisti di una rinascita economica facendoci venire delle idee. Se alla Lebole si riempie di contenuti che sono anche di là dalla via, un cambia niente. Se raddoppio l'Ipercop o l'S lunga o la Conad, un cambia niente. Sempre la Aretini vanno a fare la spesa, non crei nuova economia. Francesco Aretino sanguigno, quando si toglie un attimo il dobbiamo, cappello del presidente. Se non siamo capaci noi a trovare un'idea, dobbiamo chiamare qualcuno bravo che ci dia un'idea. Quella è un'area strategica e anche se è di un privato, questo privato ha la responsabilità e il dovere di condividere questa città. Se tutto si riduce a una banale speculazione ventennale, e poi si riempie, ci si fa un po' di case, un po' un albergo, un po' qui, un po' là. E due supermercati. Quello sarà, serve però, un ruolo strategico. Però sarà così, sarà così, mi ricordo. Quindi si decide di ampliare l'area fieristica con un grande progetto dietro, non con quelli di ora, con un grande progetto di rilancio del turismo congressuale. Ecco. Andiamo su quella direzione. Ci siamo. Si decide di... Cioè, io ce l'avrei delle idee. Cioè, lì, cioè, io piuttosto la offrirei gratis a 100 artisti del mondo, per dire, una porzione di quelle, per farne una mostra permanente. Cioè lì va creato qualcosa di futuristico. Cioè, pensiamo in grande, non siamo Valencia, ma immaginiamo il futuro, cioè, svecchiamo questa città. Non è pensabile guardare l'area Lebole solo a dei paralleli pipidi da riempire delle solite cose per far consumare gli aretini. Chi è che non ascolta? Quelli che pensano al mondo commerciale oppure la politica? A me non è che mi ascolta. No, non è chi che è che non ascolta? Nel senso, perché c'è stato, per dire, appunto, queste prese di posizione di portare avanti sempre, come tu hai detto, questo raddoppio di S lunga oppure... cioè, no, che è tramontato purtroppo, meglio sì, quello. Sì, appunto, lì, ecco. Ora, tra l'altro, sembra che anche la Regione ci abbia messo un po' le mani, quindi per cercare di ridurre il più possibile queste diciamo, ormai speculazioni perse, insomma, no, perché ormai... Ecco, però, ecco, a me mi sembra che spesso e volentieri, ecco, questo mondo politico di tutte le tradizioni, di tutte le parti politiche, è molto, diciamo, come dire, impreparato per quanto riguarda ciò che riguarda l'imprenditoria, cioè sia commerciale, sia artigianale, sia... Perché, e purtroppo Franchini, poi... ci vuole le visioni, ci vuole che sì, si esca ad Arezzo e si vada a procurare battaglia, ci vuole di intercettare grandi gruppi industriali. Io mi muovo in tutta Italia, vedo che a Latina ci va Amazon, di Frosinone ci va un altro grande gruppo e bisogna un pochino
affacciarsi, uscire da Arezzo, pensare meno all'ordinaria amministrazione. Questa città ha bisogno di straordinaria amministrazione, ha bisogno di un, come dire, dei soggetti che in qualche modo vadano a cercare qualcosa da fare di importante in questa città, che attraggano particolari investimenti. Oggi purtroppo tutta, ma è trasversale a tutti i partiti, c'è un impoverimento e un abbassamento delle competenze, ma anche del dinamismo, della voglia di fare. Tutta l'antipolitica che si è sviluppata in questo paese ha portato i più cretini a fare politica. Uno che c'ha da lavorare, uno che guadagna, uno che è bravo, non si confonderà mai con la politica. Io, prima, come dire, di assumere questi rilevanti ruoli manageriali, che, come dire, in cui mi ci trovo bene e voglio proseguire su questo, ho sempre fatto fatica a coinvolgere le persone nella politica, perché vedono solo la cosa negativa, ma è difficile fare la politica con i peggiori, bisogna farla con i migliori, però se sono tutti a picchiare sulla politica, poi alla fine la politica chi la fa? I cittadini? Chi? Allora, quelli che prendono due preferenze. Se Francesco Macri, presidente di Estra, potesse dare un consiglio al Francesco Macri che 20 anni fa aveva pensato a questa soluzione poi tramontata, che consiglio gli darebbe? Anche, ma c'era una società chiusa di interessi forti che hanno vinto loro. Ecco, quindi la società vecchia che ha vinto sulla quindi società sono nuova. Gli interessi, quindi anche la mancanza di visione. Insomma. Ora non è più così. La città di Arezzo. Perché se poi la visione ce l'hai, ma non certo. Noi siamo la difesa dei piccoli interessi. Lo dice un uomo che è sempre stato di destra, no? Che è sottoscritto. Però penso, spero che la gente mi riconosca un'onestà intellettuale, un profilo istituzionale e un equilibrio, anche se sempre sei stato un uomo forte e che ha preso sempre posizione. Noi siamo vittime di convenzioni politiche che costringono la comunità dei cittadini a dividersi in blocchi sociali armati l'uno contro l'altro, che vince uno, vince l'altro, e tutti e due questi blocchi politici sono contaminati al centro e alle ali estreme di una quantità di cretini o di soggetti interessati che impediscono il buon governo. Chiaro? Chiarissimo. Una volta, quando ero bambino, quando si candidò il buon Pierluigi Rossi a sindaco, era il primo sindaco candidato a sindaco di centrodestra, vero, nasceva a centrodestra negli anni 90, nel 99. Scusa, nel 95, esatto, che fu la mia prima elezione, di... era il primo eletto. Il mio primo anno di televisione, nel 95. Il mio primo eletto, ecco. Un'eminenza grigia che lavorava al ministero, che era un socialista, che si era inserito in Forza Italia, all'epoca mi disse, ma non è un problema il candidato, tanto chiunque vinca governano gli stessi, cioè governiamo noi. Questo mi disse la frase, avevo 20 anni. E io vale ancora oggi, è un bel personaggio. No, non vale ancora oggi, oggi è cambiato, ci sono altri problemi. Oggi è difficilissimo governare perché si è fatto degradare le istituzioni, c'è poche risorse, c'è poca energia. Oggi la platea politica è veramente drammatica. Comunque questa città ha un ottimo sindaco, molto capace e efficiente, però non basta un soggetto. Il sindaco d'Arezzo da solo non ce la fa se non c'è una società viva, dinamica, che partecipa e vuole attuare dei progetti. Non c'è più una banca. La provincia è un simulacro. La Camera di Commercio c'è, ma ha perso, come dire, la potenza, la forza economica, perché c'è un'economia che arranca. Non ci sono più motori importanti capaci di attivare dei percorsi. Il rischio è che si diventi, come dire, una città di provincia davvero e un popolo di consumatori. Un flash su Arezzo Fiere, che idea si è fatto? Di... Adesso la sfiducia è stata rimandata a Boldi, no? A circa metà febbraio, congelata la cessione a IEG con la regione favorevole. È una cessione da fare questa delle Fiere Orefe, considerando la pesante situazione? Ma è un tema molto complesso, lì c'è, diciamo, dei problemi di natura relazionale. Quando si governa un'importante struttura come quella si deve condividere, si deve convincere, non si deve essere troppo, come dire, innamorati del proprio ruolo e sconfinare anche nella presunzione di esercitarlo al meglio. Credo che Boldi abbia fatto delle cose buone, quella è una struttura piena di problemi che vengono da lontano, tutti hanno contribuito in tantissimi alla cattiva gestione di quel posto, per troppi anni, hanno accumulato debiti incredibili, è tardissimo, questo centro affari, siamo stati tra i primi in Italia a farlo,
e non siamo mai stati capaci di farci niente, comincia a essere veramente tardi. Non sapeva tardi. Esperienza forse. Ci sono poliferistici che hanno inventato di tutto e di più. Dobbiamo lavorare sulle idee originali, sui contenuti. È chiaro che non possiamo estranearci da un sistema feristico, anche qui sempre più aggregato, e forme di alleanze sono, come dire, assolutamente favorevoli. Certo che scoccia che questa città, anche su questo tema, debba affidarsi ad altri, soprattutto sulla cosa in cui siamo forti, cioè le fiere orafe. Ecco, diciamo, servono accordi, come dire, onorevoli, che ci consentano di mantenere un presidio forte, perché la fiera significa il sistema orafo aretino, e delegarlo totalmente a soggetti esterni è un'altra perdita di sovranità di questo territorio. Infatti l'assemblea mi sembra che si è spaccata un po', perché gli orafi hanno ripreso in mano tutti si ragiona, ma i soldi ce li mette nessuno. Bisogna che anche lì si faccia delle scelte manageriali. Pensi forti. A una ricetta anche per Arezzo Fiera? Non tante le volte dal suo cappello ci si può anche però, questa. Dicevo, io per esempio, io per Arezzo Fiera, per Arezzo Fiera, per Arezzo la fiera dell'energia. È la fiera per Arezzo Fiera sto pensando a un grande evento da organizzare. Però mi ci vuole del tempo, io sogno di realizzare un evento che diventi un punto di riferimento di livello nazionale sul tema appunto dell'energia e dell'ambiente. Abbiamo preso. Pubblicità. Ultima parte di Nero su Bianco dalla Casa dell'Energia, il cui direttore Fabio Mori credo che abbia un altro input da lanciare al Presidente Macri. Sì, innanzitutto apprezzo la lucidità con la quale il Presidente ha descritto questo palcoscenico italiano, perché anche retino, che un po' nel senso ne riassume anche le caratteristiche, e soprattutto sulle rinnovabili, sulle ESCO e sull'efficientamento energetico, perché qui dentro siamo un po' nel tempio dell'efficientamento energetico, che parte proprio da un'archeologia industriale, l'ex Bastanzetti, dove si fondeva prima il metallo, adesso si fondono le idee. Io lancerei una palla al Presidente di una collaborazione, un po' sulla falsa riga che A2A di Milano ha con la Casa dell'Energia e dell'Ambiente di Milano, cioè creare attraverso questa struttura che oggi ha tantissimi fruitori, soprattutto a livello didattico, a livello scolastico, a livello cittadino, diciamo di offrirgli quella cassaforma per espandere quelle idee positive e quei contenuti estremamente positivi che oggi sono stati appunto affermati in questa trasmissione. Ecco, io, come dire, per me Estra è sempre stata una meta. Ho cercato durante la partecipazione al bando pubblico di coinvolgere la società, che poi tra l'altro tramite Coingas aveva già investito nel recupero di questa struttura stupenda che io ho la fortuna di gestire oggi. Vero, abbiamo pagata in parte noi. Esatto. L'avete pagata in parte voi. Consapevolezza che poi. È venuta adesso. Esatto. Lui non ha colpa, lui è il gestore. No, però insomma. No, io sono arrivato dopo. Però nel senso credo che sia il coronamento e l'arrivo poi di un servizio al cittadino veramente vero. Veramente vero, è bellissima questa espressione. Ci sta. C'è uno sportello energia, noi cerchiamo di dirle queste cose ai cittadini in questo momento, però ovviamente la matrice del governo cittadino non sempre mi ha appoggiato. Ora forse la partecipazione. Che cos'è lo sportello energia, Fabio? Lo sportello energia che cos'è? Consulenza al cittadino e alle imprese sul risparmio energetico e su, come diceva prima il Presidente, spiegargli che cos'è una bolletta, cioè quali sono i costi che sono contenuti all'interno, quali sono le accise e perché paghiamo così tanto in bolletta. Questa struttura però produce energia. Questa struttura produce energia, ovviamente essendo attaccata all'ultimo conto energia ha solamente lo scambio sul posto, quindi quando produco e consumo energia ovviamente mi approvvigiono con il sole, tranne ovviamente un po' di storage che mi permette di usarlo successivamente. Ecco, è un esempio di recupero, Presidente, che potrebbe essere e poi magari sulla collaborazione secondo me per rilanciare le energie rinnovabili dobbiamo dare forti incentivi ai piccoli, fare delle reti. Immaginare non più grandi impianti fotovoltaici, perché poi se si esagera si va anche a deturpare ambientalmente, cioè si fa una cosa per l'ambiente che però deturpa l'ambiente.
non so, le nostre valli, non è che possiamo no, certo, massacrarle con le pale eoliche, no? Perché sono anche brutte in alcuni casi, oppure fare invece che i girasoli i campi di pannelli fotovoltaici. Dobbiamo lavorare, come dicevo prima, visto che abbiamo decine di migliaia di chilometri quadrati di amianto sui nostri tetti, lavorare su reti intelligenti collegate e connesse, che non solo possono, come dire, dare una risposta energetica all'ambiente sottostante, ma che siano messe in rete, e quindi a livello municipale si potrebbe fare molto. Io, per esempio, mi piacerebbe fare di Arezzo un progetto pilota, è successo in un paesino della Sardegna, mi piacerebbe, che ne so, fare di Arezzo la prima città capoluogo assolutamente energicamente indipendente, potrebbe far da sé. Bellissimo. Per dire, potremmo, se uno però ha voglia, bisogna che tutti insieme ci si lavora, ma potremmo, no, una forma di incentivi a tutti gli abitanti, consentire dal punto di vista urbanistico anche, perché non è mica consentito di mettere in tutti i tetti del centro storico qualcosa, no? Ci vuole a volte permesso per una parabola. Però immaginare che Arezzo possa, che ne so, distinguersi in Italia sull'indipendenza energetica. Lo dico contro l'interesse di Estra, l'interesse Estra la vende l'energia, quindi se tutti diventassero indipendenti. Però la cosa bella della nostra azienda è che lavora molto anche per dare efficienza energetica, per ridurli i consumi. Detto questo, io sono prontissimo a collaborare con la vostra struttura, tra l'altro io sono il presidente dell'ITS Energia e Ambiente, e qui, come dire, sicuramente potremmo organizzare qualcosa di importante, perché sono diventato anche presidente di un istituto superiore ministeriale, che sono gli ITS, che sono post diploma, come una mini laurea specializzato su energia e ambiente, dove c'è un particolare percorso formativo, tra l'altro anche Graziella Green partecipa al progetto, era socia prima ancora di Estra. Praticamente le aziende fanno il percorso formativo, c'è una grande componente laboratoriale e di tirocinio, le aziende imparano a conoscere i ragazzi che escono dalla scuola, e gioco forza, l'89% degli studenti trovano un posto di lavoro. Perché poi c'è anche una grande difficoltà a reperire proprio occupazione, no? Perché assolutamente. Ripeto, perché non è che manca il lavoro. Non ci sono figure, non ci sono figure. C'è stato quel bel progetto, no, che sì, ha riguardato le scuole, a cui l'ITIS alternanza lavoro proprio per quanto riguarda l'efficienza energetica degli istituti superiori. Rivediamo questo servizio perché era stata un'iniziativa molto interessante. L'esperienza di alternanza è un modo per ravvivare gli insegnamenti e per fare in modo che i ragazzi stessi siano più motivati, più interessati alla vita scolastica. Hanno svolto un'indagine sull'efficientamento energetico negli immobili degli istituti superiori ITIS, Liceo Classico e Liceo Scientifico di Arezzo. Questo è l'obiettivo del team di studenti che ha partecipato al progetto Energicamente di Alternanza Lavoro per apprendere e valutare lo stato dei loro istituti. L'alternanza scuola-lavoro consente di sviluppare queste competenze trasversali meglio di altre metodologie, ed è anche il vantaggio che consente alle scuole di fare rete e di stare insieme all'interno di un unico grande contenitore. L'alternanza scuola-lavoro è un momento molto importante per Estra, lo è anche perché per esempio in questa direzione andiamo anche con i progetti Erasmus Plus, attraverso i quali mandiamo centinaia di ragazzi a fare tirocini formativi all'estero della durata di 3 mesi, lo facciamo in maniera più tradizionale come avviene, cioè persone che vengono dagli istituti tecnici all'interno della nostra struttura, e lo facciamo anche secondo questa formula qui con attività un po' particolari come è successo con questo Energia al Futuro. Si sono poi divisi in 5 gruppi che hanno lavorato agli aspetti legati alla comunicazione, alla redazione di una trasmissione televisiva con la nostra emittente, l'ufficio stampa, il gruppo tecnico e il gruppo video e quello social. Ragazzi e ragazze con provenienze di studio diverse che però si sono trovate bene, hanno creato un bel gruppo di lavoro e si sono messi alla prova proprio sia sulla parte tecnica, quindi parlando di tematiche legate alla sostenibilità ambientale, hanno fatto indagini e analisi dei risultati, e invece sulla parte di comunicazione ambientale, sul progetto e diciamo anche sui consigli che si possono dare, che possono dare anche ai loro coetanei per risparmiare energia. Rieccoci dopo questo bel servizio, proprio flash che volevi chiedere. Io volevo chiedere alla nostra
direttore, bravo, perché la direttrice me l'ha fatta tante volte che l'hai 45. Direttrice non si direttore. Okay. Il nostro direttore, che si è tanto interessato appunto di quelle case popolari che hanno ancora il tetto d'amianto. Andiamo al Pighi, come no? Come tutto no? Ciò che è successo cozza con quello che ha detto oggi il Presidente, perché, ma come? Quella tra l'altro lì, è, lì insomma, non c'era è modo pubblica, di trovare due lire, due spiccioli per cercare di trovare il sistema di togliere quell'amianto sui tetti e sulle teste delle persone, mentre invece io capisco che basta un po' di buona volontà per andare verso queste energie rinnovabili. No, ma soprattutto abbiamo capito anche i finanziamenti per abbiamo capito che ci sono strumenti, ci sono gli strumenti legislativi e finanziari. Sì, ora, sulle case popolari è un po' diverso perché dice i soldi pubblici, non c'è credito d'imposta, però sicuramente si può lavorare anche su questo. Appunto, dice, ma io ne ho parlato stamani proprio col presidente di Arezzo Casa di queste cose. Un incontro sull'efficienza energetica, l'ho chiamato io proprio per dirgli guarda che ma davvero, ma questa è una notizia, Ecco, insomma, questo colloquio con Gilberto Dindalini in qualità di presidente di Arezzo Casa per noi è una notizia. Ora, non so se avete parlato specificatamente di Via Malpighi, quindi insomma di queste 90 famiglie, no? Se non sbaglio, che hanno l'amianto sulla testa, o se è possibile una, ecco, una collaborazione, perché poi quello non è, se non sbaglio, l'unico, l'unico plesso che ha questa problematica. Insomma. No, siamo confrontati sulle condizioni generali, e chiaramente lì c'è un profilo pubblico e una limitazione di intervento, però io ho detto guarda, cominciamo a studiare la situazione insieme, perché Estra intende investire anche su queste tematiche, verifichiamo insieme se ci sono le condizioni per farlo. Insomma. Quindi cambia, diciamo, il meccanismo, però c'è possibilità di poter intervenire. Non lo so, dobbiamo cominciare a lavorarci, nel senso sicuramente come azienda pubblica siamo interessati a dare una mano a questo territorio partendo anche dalle situazioni più disagiate. L'ultima domanda, ci sono state le dimissioni per motivi professionali di Stadighini da Coingas, c'è stato l'elogio, no, di Francesco Macri in una nota, Scortecci è stato, diciamo, nominato al suo posto, che cosa si può dire quindi su questo, non solo sull'avvicendamento ma anche sul lavoro che ha fatto Stadighini? Sì, abbiamo lavorato all'unisono e spesso insieme. Coingas, quando l'abbiamo preso, era di fatto un contenitore vuoto che doveva gestire l'importante partecipazione di Estra, e insieme abbiamo fatto un grandissimo lavoro dentro Estra, nella revisione degli statuti, patti parasociali, quindi penso che tutti gli aretini si siano accorti di cose, che esiste Estra, e in Estra si sono accorti che esistono gli aretini, e anzi del sottoscritto, del lavoro che si è fatto, come dire, è assolutamente apprezzato in ogni realtà aziendale. Oggi non ci sono più gli aretini, se ne si pretese c'è un'azienda unica. Prima c'era un'azienda dove la parte aretina, in qualche modo, anche per ragioni politiche, non lo so, di posizioni, però si disinteressava a destra, quindi si contava poco. Quindi con Sergio abbiamo fatto un grande lavoro di ricucitura, e la cosa più bella che insieme abbiamo fatto è aver messo d'accordo tutti i sindaci dell'aretino, dove hanno, come dire, tutti superato la posizione partitica, no? Anche se magari poteva telefonare qualcuno, oh, che fate su sta cosa? No, noi si fa quello che interessa al territorio d'Arezzo. Quindi abbiamo messo tutti sullo stesso piano e tutti abbiamo lavorato insieme in questi 2 anni e mezzo. Poi abbiamo insieme immaginato un futuro per Coingas. Se Estra deve diventare la multi-utility, Coingas potrà fare tutta una serie di servizi che i comuni non sono più in grado di fare. I piccoli comuni non hanno più segretari generali se non part time, non hanno più competenze rilevanti a livello dirigenziale, quindi Coingas può innanzitutto diventare una sorta di service per i comuni e svolgere una serie di attività, sostituirsi ad essi e migliorare l'efficienza di tanti, diciamo, servizi pubblici che ancora gestiscono direttamente i comuni. Quindi abbiamo immaginato di tracciare un futuro che possa rivedere Coingas una società da reindustrializzare in una dinamica chiaramente pubblica, che parli di formazione, di centrale unica degli acquisti sempre per i comuni e di gestione anche di tante cose, pensate al verde pubblico, alla manutenzione, no? Una struttura più snella che fa, diciamo, che svolge funzioni pubbliche ma in maniera più dinamica e snella per conto dei comuni, no? Un conto è far partire un bando dentro un comune. Un conto dire mi affido a una struttura professionalizzata che è esterna, che è sempre mia,
e poi tutto quello che guadagnerà dove torna sempre ai comuni, perché nel dividendo sono i soci, certo. Ovviamente. E con Scorteggi questo, continuerà questo lavoro? Certamente, come dire, il percorso è tracciato, poi come dire, l'Estra è compenetrata con Coengas e viceversa, quindi è una cosa che seguiremo assieme, quindi mi auguro che continui questo percorso. Mi dispiace per Sergio perché si è lavorato bene per questa problematica lavorativa, le banche in questo senso sono particolari, devo dire, per come dire, cavarmi un sassolino, sono piene di contraddizioni, piene di conflitto di interessi, ma nel nostro caso sembrava che insomma il conflitto più grande fosse tra la posizione lavorativa, come se uno che lavora in banca non può svolgere in maniera nel dopo lavoro. Cioè, il conflitto dov'era? Basta non lavorarci con quella banca. Il paese dei conflitti, quelli veri. No, mi fa curioso, ma quanti dirigenti di banca andavano a sedere nei consigli di amministrazione di qua, destra, manca? Quindi se ci rimanda la banca va bene, però se c'è uno che sta facendo anche bene il suo lavoro, bisogna interrompere. Non è che le banche vadano a gonfie vele, insomma, no, voglio dire. Infatti, anche in questo caso è perché si parte dal fallimento della banca. Grazie al presidente di Esca, Francesco Magri, a Fabio Mori, a Greta Settimelli, a Piero Franchini. Alla prossima settimana. Arrivederci.